Operai al lavoro per ripulire i tornanti di Montalbino a Nocera Inferiore. I dipendenti della Nocera Multiservizi hanno ripristinato alcuni tratti della strada che conduce al santuario della Madonna dei Miracoli. Nei giorni scorsi il sindaco Manlio Torquato aveva effettuato un sopralluogo, sollecitato da numerosi nocerini indignati per la situazione di grande precarietà ambientale in cui versava la montagna. Tanti incivili e incoscienti, infatti, l'hanno presa di mira per sversare materiali di ogni genere. Dai rifiuti ingombranti ai laterizi, passando per prodotti altamente tossici come vernici e lamine di Eternit. Una situazione insostenibile. Il primo cittadino ha così chiesto alla Nocera Multiservizi di intervenire. Questa mattina con una ruspa e un compattatore è stato rimosso tutto il materiale incriminato. Per evitare che in breve tempo la situazione torni a precipitare, l'amministrazione ha fatto predisporre una barriera che impedisca l'accesso ai valloni con i mezzi. Nei prossimi giorni sarà realizzato un muretto e installata una barriera in ferro. Non si capisce perché si sversino abusivamente questi rifiuti quando le opportunità alternative sono tante. Tra queste c'è l'isola ecologica comunale. La struttura di Fosso Imperatore è aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Dalla sua pagina Facebook il sindaco Torquato ha anche ricordato che è possibile chiedere il ritiro a domicilio degli ingombranti contattando il servizio ecologia allo 081 3235 522 o scrivendo all'indirizzo email ambiente.ecologia@comune.nocera-inferiore.sa.it.